Lo dichiaro subito. Non leggo gli oroscopi. Siamo soli nell'universo. Non mi evolverò in una farfalla o in un santo. Per credere ho bisogno di prove. Non ho avuto grande potere o grande denaro. Non presento cicatrici eroiche. Non posso raccontare seduzioni epiche o idee che abbiano prodotto trasformazioni. Però qualche volta ho avuto coraggio. Quello vero. Non il coraggio del nostro tempo, quando chi affronta a nervi saldi un'ispezione dell'IVA è un guerriero e chi c'entra un budget di miliardi è un eroe. Ho vissuto episodi e incontrato persone che ho ritenuto normali, ma che normali non erano. Lo so adesso. Erano indicazioni, modelli, erano valori. Quegli incontri forse non furono casuali e da qualche parte qualcuno se ne accorgeva. La storia che sto per raccontare potrebbe risultare incredibile. Lo è persino per me che l'ho vissuta. Mi chiamo Alessandro Forte e sono un pubblicitario. È davvero misteriosa la ragione che mi portò a camminare sulla pista che da Gerusalemme conduce a Emmaus. Sì, Gerusalemme ed Emmaus, Terra Santa. Buongiorno. Bravo, complimenti. Mi ricordi un tizio che mi fermò qualche anno fa a Memphis. Era un Elvis perfetto. Gli regalai pure $10. E allora potevo. Comunque, complimenti. Sembri proprio lui. Ti manca una corona di spine, un po' di sangue finto. Saresti perfetto. Ti stai sbagliando. Perché non sei un artista di strada? No? Sei una guida? No. Però sei italiano. Non sono italiano. E insomma, chi sei? Sono io. Sono Gesù. Beh, stammi bene, Gesù. Alessandro. Hai detto? Ho detto Alessandro. Da bravo cittadino cosmopolita, quale mi ritengo, ragionai di conseguenza. Esistono sempre ragioni e spiegazioni, e le infinite contrade del mondo ospitano gente più o meno capace di tutto. Arrivando avevo parlato con tante persone. Il tizio aveva teso le orecchie. Non era difficile. Conosci il mio nome? Non solo il tuo nome. Ti conosco molto bene. Ti ho voluto qui. Tu mi hai voluto qui? Sei qui per circostanze molto particolari.
altrimenti non avresti mai fatto questo viaggio. Beh, in effetti le circostanze sono state particolari. Ma non basta perché tu sia Dio. Quante probabilità c'erano che tu sopravvivessi a quell'incidente? Non basta. Ci vediamo, amico. Hai perso moglie e figlia in questo modo. Chi sei? Te l'ho detto. Avevi un dolore lì. Adesso ti è passato. E non tornerà. Ti è passato, vero? Non mentire. Visto fare anche questo. Invece mentivo. Non lo avevo mai visto fare. Ma cercavo una ragione e una difesa. Pensai alla possibilità di aver assunto qualcosa di strano involontariamente. Anfetamine o roba del genere. Niente anfetamine o roba del genere. Fu in quel momento che ebbi il primo cedimento. Ed ebbi paura. Non aver paura. Come mai avresti convocato proprio me? L'architetto Forte, la signorina Ileana, segretaria dell'ingegner Pantano, proprietario, e il dottor Genone, capo dei creativi. Prego. Abbiamo pensato ad una campagna molto incisiva, facilmente identificabile e felicemente scioccante. Basta un millimetro, una virgola, un pixel, e ciò che è buono diventa cattivo. Sì, sono situazioni d'impatto. Ma la trovata vincente, dov'è? Bisogna dare alle vostre poltrone una connotazione importante, una funzione spettacolare. Anzi, mitologica. Voglio darvi uno spunto. Allora, se Bonaparte avesse avuto a disposizione una di queste poltrone, così comode, così rilassanti, che creano la situazione ideale per il corpo e per la mente, beh, se il generale avesse potuto disporre di una poltrona così, in quel di Waterloo, non avrebbe perso la battaglia. Bravo, bravissimo! Se Gesù, nell'ultima cena, avesse dotato il tavolone di 12 poltrone come queste, Giuda non avrebbe tradito. E questa è una bella stronzata. Una deformazione facile e volgare. Voi, stupidi, maledetti trentenni. Nessuna sostanza. Un millimetro di spessore. Tutto è buono per essere buttato nella merda. Vaporella va a pensiero. Una bestemmia per una vendita. Andate tutti a prendere la vendita. Alessandro. Da quel momento cominciai ad avere pensieri che non mi erano mai appartenuti. Avevo 43 anni ed ero certo di avere più passato che futuro. Sarei diventato un cinquantenne vestito da Dolce & Gabbana, un sessantenne che va in palestra, un settantenne con Harley Davidson. Ma c'era qualcosa di nuovo in quei giorni, e di peggiore. La tentazione della resa. Avrei voluto essere invisibile. Stress, depressione. Cercavo di difendermi. Alessandro. Puoi avvicinarti? Ci conosciamo? No. E come sai il mio nome? L'energia. Quando mi sei passato davanti l'energia mi ha fatto capire il tuo nome. Non ci credo a questa cosa. Lo so. E poi non ho soldi. So anche questo. Non voglio i tuoi soldi. Non mi è mai successo una cosa del genere. Era come se tu fossi accompagnato da una carica visibile. Ho persino percepito le variazioni del tuo battito cardiaco. Concludendo, ti succederà qualcosa. Qualcosa di molto particolare. Lo so. Morirò presto. Può essere. Ma non l'hai detto. Già.
potrebbe essere qualcosa di molto peggio. È un orologio del 52, è molto raro. Sì, immagino di sì. 1.000 euro. Ma vale almeno 20 volte tanto. Sì, forse, ma non le posso offrire di più. La prego, aumenti un po'. Non mi umili. 1.200. Come sei rimasto in colma, non grande. Forse mi è passato sopra senza schiacciarmi con le porte. Perso questa nell'incidente. No, non è mia questa. Non dovevi farlo, Alessandro. Che cosa? Non ci provare. Solo tu puoi lasciare 1.200 euro in una cassetta della posta. Non posso tenerli. Ho una figlia. Non stiamo così male, credimi. Ti ringrazio comunque del pensiero. Perché non hai portato Chiara? Non voglio che ti veda in questo stato. Comunque voglio vedere mia figlia prima di partire. Partire? Sì. Vado a Gerusalemme. A Gerusalemme? Come mai? Perché non ho nient'altro da fare qui. Francesca, aspetta, ti prego. Mi dispiace. Non credevo che saremmo arrivati a questo punto. Io ho fatto solo del mio meglio. Volevo solo che non vi mancasse niente. Il mio lavoro o lo si fa così, o non lo si fa. Ma non è solo il lavoro. Quante volte ti ho chiesto di cosa stavo parlando, ma tu non ascolti. La campagna, il prodotto, e non sai nemmeno come va tua figlia a scuola. Qualcuno addirittura crede che Chiara sia orfana. E tutto questo malessere, questa crisi per cosa? Guardati come ti sei ridotto, ti sei abbrutito, in tutti i sensi. Nessuno ti sopporta più, nessuno. Contenta che tu sia venuta. Sto morendo. Lo so. Hai sempre le parole giuste. Avresti preferito una frase di circostanza? Magari. Ma no. Non è da te. Dimmi qualche altra cosa, allora. Hai saputo vendere di tutto a milioni di persone. Vendi qualcosa anche a me. Sono io quello da invidiare adesso? Sì, io sono convinta di sì. Sandra? Sì. Te le ricordi le mie tette? Certo che me le ricordo. Sei tu quella da invidiare. Tanto fra 5 anni l'unica differenza fra noi due saranno 2 date su un sasso. Credi di morire così giovane? 10, 20 anni. Che differenza fa? Nel frattempo tu ti sarai evitata decine di talk show, veline che scrivono libri, Venezia comprata dai cinesi. Tutte cose invece
che mi spettano. È vero. Ma c'è il rovescio della medaglia, Sara. Certo. Le cose belle. No. Le cose belle non bastano per un rovescio. La cosa importante è un'altra. È il fatto che avrai molti più anni di felicità. Pensaci. Di felicità? Sarai già in un posto meraviglioso. Dopo che avrai fatto le dovute anticamere. Dopo che avrai sbrigato le pratiche burocratiche. Quando avrai passato gli esami. Quando avrai ricordato. E ti sarai fatta perdonare tutto. Tra un po'. Nessuno oserà chiuderti le porte. Lo credi? Potrai rivedere tua madre. I gatti siamesi. Che Guevara. Sì, ma io ho un po' paura, però. Vieni. Sandro? Sì. Sta attento. Attento a cosa? Sta attento. La ringrazio, giovanotto, e le chiedo scusa. No, non ce n'è bisogno. Ho molto apprezzato che la sua mano non sia rimasta passiva, ma abbia risposto. So bene di doverlo alla mia età. Non sono più competitiva, come si dice. Io vedo un'età magnifica. Davvero? 79 anni? Beh, allora, signora... Elvira. Bene. Elvira, io penso che lei abbia vissuto in maniera magnifica e secondo me ha ottenuto tutto quello che voleva. Sì, tutto. Mi chiamo Alessandro. Perché va in Terra Santa? Ma perché non avevo niente di meglio da fare. Non è l'approccio giusto, Alessandro. Ma sì, ha ragione, non lo è. E lei perché ci va? Perché non avevo scelta. Deve avere una ragione forte. Del resto non mi sembra la turista che parte col gruppo organizzato dal prete. Io non ho mai fatto nulla che non sia stato organizzato da me. Ma lei è Elvira Marenghi. Ma sì, ma non volermi male. Ma sì, la regina del cioccolato. Pensi che quando è stato? 3 anni fa feci una campagna per lei. Sì, venne in Val di Lanzo. Mi chiamo Forte. Era incredibile. Mi ricordo la sua famiglia. Figli, nipoti. Tutti a lavorare in fabbrica. Sì, tutti. Una è qui, di fianco a me. Le presento Martina, mia nipote. Piacere. Molto piacere. Elvira è stata brava. Sì, è fortunata. Ha 6 figli, 18 nipoti, 11 pronipoti. Tutti sani, tutto bene. Quelli sposati, nemmeno una separazione. E sappiamo le statistiche. Erano 6 fratelli. E lei è l'unica sopravvissuta. Nessuno è arrivato ai 40 anni. Credo di cominciare a capire la differenza di destino tra padri e figli. Beh, sia chiaro, la sua non è stata una vita facile. Lei è convinta di essere l'ago della bilancia. È una questione di equilibrio. Finché lei sarà viva, tutto funzionerà.
finita Elvira, finito l'equilibrio. Così ha convocato tutti. Si è fatta dare da noi gli oggetti più preziosi, gioielli, ricordi di famiglia. Quindi, se ho ben capito, sua nonna comprerebbe la salute e la felicità per i nipoti. Una volta le chiamavano indulgenze. Lo offrirà a chi di dovere. Un'offerta terrena con una funzione terrena. E chi sarebbe chi di dovere? Ma Gesù e chi altri? E come farà a sapere se l'offerta è stata accettata? Potrebbe non tornare più. Come a dire, non ha funzionato il mercato. E la contropartita è la vita. È già stato fatto, no? Proprio da queste parti. Entro con te, nonna. No, grazie. Faccio da sola. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Angelo, Angelo Profeti. Ah, un nome impegnativo. Alessandro Forte. Gerusalemme, la più antica, irrequieta, complicata, misteriosa e dolorosa città del mondo. 3.000 anni, 50 volte assediata, 20 volte distrutta. Eppure l'esclusiva delle tre grandi religioni. Dunque la giurisdizione di 4 miliardi di coscienze. Quasi tutti gli esseri umani della Terra. Complimenti, sembri una guida. Da quanto sei qui? No, non sono una guida. Sono qui da 3 anni. E mi trovo bene. Sono arrivato con un gruppo, gli altri sono tornati. E io no. Hai sempre perfettamente sereno. Lo sono. Prima non lo ero. Sempre a sbattermi, il telefono, mille complicazioni, un sacco di gente attorno. Adesso sto sempre da solo. Una meraviglia. Mi capisci? Perfettamente. Non vorrei disturbarti. No, no. Ma tu non mi disturbi. Ah no. E perché? Perché non sei un turista. Sei come ero io.
Cerchi qualcosa? Ah, sì? E tu? Tu l'hai trovata? Il 70%. Beh, allora dovrei stare qui almeno un anno ancora. Più o meno. Bravo. Vieni, voglio farti vedere una cosa. Questa è la tomba del giardino. È qui che l'hanno crocifisso. Ci sono passato mezz'ora fa dove l'hanno crocifisso. Questo luogo fu scoperto da un inglese, generale Gordon, verso la fine dell'Ottocento. Si mise in testa che Gesù era morto qui. Lo sentiva. E così prima convinse gli inglesi e poi tutti i protestanti del mondo. Non ne sapevo niente. Ma tu non sei protestante. Comunque per me è morto qui. Gli altri luoghi sono negozi, commercio. E comunque ognuno può credere quello che vuole, è il bello di questo posto. Quello che credi davvero va bene. E ne trovi conferma. Prova a girare, ti vedrai. In ogni modo, se sei venuto qui, vuol dire che cammini bene. Continua così. Vedo una strada laggiù, tra le rocce. È la strada che porta a Emmaus. Andrò là. Va bene. Addio, Angelo. Arrivederci, Alessandro. E come mai avresti convocato proprio me? Te lo spiegherò, naturalmente. Ma vieni, muoviamoci da qui. Seguimi. E poi non si sa nemmeno se Dio esiste. E comunque ci sono miliardi di persone convocabili prima di me, non credi? Non credo. E poi sei ridicolo. Sei esattamente come dovresti essere. Sembri scappato da un dipinto del Cinquecento. Ma scusa, non c'era un altro sistema? Un modo meno plateale per farsi riconoscere? Ho voluto che tu venissi qui. Perché è qui che ho vissuto. È casa mia. È qui che sono avvenuti e avvengono i fatti. È vero. Ho assunto l'immagine che mi avete attribuito voi. Sei un pubblicitario. Dovresti capirlo bene. A Calcutta avrei preso sembianze diverse. Perché io? Hai la possibilità di farmi delle domande. La vorrai sfruttare? Ah, certo. Ti chiederò tutto. Ti metterò in croce. È un'ironia facile la tua. Chi mi ha rappresentato in tanto tempo può aver sbagliato, non essersi adeguato. Il sistema è vecchio, non si è evoluto, scricchiola. Sono qui anche per questo. Vogliamo giocare? Ok, starò al gioco. Dimmi della sacra sindone. Sei tu? Se ti dicessi che sono io, ti sarebbe utile? Molti ci credono. Vanno a vederla, pregano, sperano e stanno meglio. Funziona. È la solita tiritera, la conosciamo tutti. Ma la verità è la verità. E io ci tengo. E la verità sulla sacra sindone mi interessa molto. Sei tu o no? Insomma, chi sei? Sono Gesù. Bene. Però io per credere ho bisogno di vedere. Fa qualcosa. Un miracolo. Anzi, fammi vedere mia madre, è morta 20 anni fa. Fartela vedere è complicato anche per me. Sai che ti dico? Eh? Che ci vediamo in un'altra vita. Ah, non troppo presto, eh. Mamma. Come stai, mamma?
Stai bene. E papà? Papà è lì con te. Profumo. Quale profumo? La boccettina rosa. Non capisco, mamma. La poltrona. Quale poltrona? Comoda. Sì. Sì, la poltrona comoda. Ce l'ho ancora. Basta. Lasciala andare. E a cosa mi è servito? L'hai vista, no? Sì, l'ho vista. Ma è peggio di prima. Chi sei? Non sei ancora convinto. Perché mia madre è così infelice? Ti sembra infelice? Mi ha parlato di un profumo, di una poltrona. Non hai pensato che questa tua smania di miracolo, di sottopormi a un esame, potesse avere delle controindicazioni? Quello è un altro mondo. Non combina con questo. Vogliamo dire che sono standard diversi? Che è già un miracolo che funzioni il video senza l'audio? Vedo che sei tornato preparato. Cos'è? Hai seguito un corso tecnico? Hai buttato via un miracolo. Perché? Hai visto tua madre? Non potevo farle dire le cose che vuoi sentirti dire. Forse non voleva essere disturbata. Troppo comodo per te. Io non posso credere che mia madre, anche nel più bel posto dell'altro mondo, possa essere felice a tal punto da dimenticare il proprio figlio. Si progredisce. Dimenticare può essere opportuno. Mi fa paura. Quel paradiso. Nani? Come, scusa? Nani? Che vuol dire? Non ricordi? No, non ricordo. Nani, lo so che il Vicks dà fastidio, ma ti fa guarire. Il profumo tagliente del Vicks Vaporub aprì uno spiraglio nella nebbia di 40 anni. E dopo qualche istante la cellula lontana si segnalò, poi si mosse. Poi si diede un'identità sfocata. Poi emerse. Nani. Nani, lo so che il Vicks dà fastidio, ma ti fa guarire. M'hai fregato anche stavolta. Come sia riuscito a ritornare in albergo, non l'ho mai saputo. Come se le zone incaricate da quella memoria non riuscissero ad accendersi per il servizio. E tutto rimanesse nebuloso e incerto. Era certo, invece, che sarei tornato là. L'appuntamento non era stato fissato, ma c'era. E io, Alessandro Forte, occidentale, quello che non legge gli oroscopi, eccetera, andavo ad un incontro con qualcuno che non sarebbe venuto perché forse non esisteva nemmeno. Ed ero abbastanza lucido da considerare l'episodio del giorno prima come un delirio. Alessandro, mi fa molto piacere rivederti. Senti, sei proprio Gesù. Hai discusso con Caifa, ti hanno inchiodato, sei risorto. Tutte cose che ho fatto. Te l'ho già chiesto, ma te lo richiedo. Perché io? Quando hai cominciato a sospettare che forse ero quello che dicevo di essere, non mi hai aggredito con la bava alla bocca. E
E questo vale. Significa che non mi ritieni responsabile di tutto il male del mondo. Non credi che io vi abbia imbrogliato. Infatti. E vuoi sapere perché non ce l'ho mai avuta a morte con te? Perché ho sempre dato per scontato che tutto quello che ci succedeva, nel bene e nel male, fosse... sì, fosse solo un fatto nostro. Tu stavi alle tue regole. Poi forse non esistevi nemmeno. E questo argomento ti bastava? Sì, mi bastava. A fatica, ma mi bastava. Io non ho mai creduto alle lacrime di sangue e agli uccelli che sgorgano improvvisamente. E poi tu ti sei sempre defilato. Andavi avanti la mamma. Ci sono cose che non si possono sapere. Ti dirò quasi tutto. Lasciami una piccola zona franca. Bene. Nel gioco degli equilibri, adesso la mossa è tua. Parliamo di persone. Ricordi Giordano Bruni? Giordano Bruni era un collega, tutto istinto, un po' maledetto, sempre nei guai. Se non aveva una sigaretta in mano, aveva un bicchiere. Se ti telefonava o ti incontrava, non erano mai buone notizie. Occupava un tavolino nel buio. Era triste come il quadro di un pittore da morto. Alessandro! Oh, Giordano, come stai? Sono disperato. Se entro il 2 di maggio non mi procuro l'intera cifra, mi buttano fuori di casa. Un'altra proroga? Niente da fare, siamo in fondo al barile. Solleciti, rinnovi, patteggiamenti, tutto esaurito. Scusa, quant'è la cifra? 18.000. È una sciocchezza. Certo, per chi li ha. Vedi, di me non me ne frega niente. Ma cazzo, io volevo lasciare uno straccio di qualcosa a mio figlio. Un segno che quel fallito di suo padre è servito a qualcosa. Io vorrei tanto aiutarti, credimi, ma sto attraversando un brutto momento. Non hai qualcuno che ti possa dare una mano? Vuoi che ti rida in faccia? Chiedi poco a tanti, gli amici non ti mancano. Sì, tutti gli amici qui a portarmi i loro risparmi. Come Jim Stewart nella vita è meravigliosa. E perché non provi? Ti dà fastidio umiliarti? Ho il callo su quel fastidio. Fallo tu invece. Fallo tu per me. Che cosa? Sì, fai il giro degli amici, organizza la colletta. Ti piacciono queste cose? Sei così bravo a vendere merda ai consumatori? Ebbene, vendi la mia tragedia. Sei pazzo? Pensa che campagna eroica. Posso divenire un prodotto, salvi un amico. Niente spot, niente cartelloni. La vita vera. Mi è chiara la motivazione e ne colgo tutti gli aspetti. Come medico so perfettamente. È vero che io maneggio tanti soldi. Anzi, soprattutto scorte, abiti, cibo, medicine. Che cosa stupenda e terribile. Terribile per me, che non posso far niente. È giusto che tu abbia pensato a me. Queste sono situazioni per gente come noi. Per chi altrimenti? Ti dici di un problema certamente difficile. Ma ti confesso che certi problemi ormai li ho persi un po' di vista. Non ci sono trasgressioni, non ci sono salti. E questa, credimi, è una regola preziosa. C'è un equilibrio. Carte da pollo, ingiunzioni, more. Sono cose ormai lontane. Senti, mi ha detto il nostro comune amico Tamburi che ti ha fatto un cospicuo bonifico. Gli amministrativi sono bugiardi. Credi a un burocrate o alla tua amica con ego? Tu mi parli di un pignoramento. Io ti parlo di pance gonfie e di lepra. Questo Giordano Bruni non è nell'ordine delle cose che, nonostante abbia un nome da eretico, trovi il suo problema risolto da altri. Se io tolgo, poniamo 3.000 euro da una certa parte per darla a questo tuo amico. Beh, certo, credo alla mia amica. Non c'erano accrediti in banca. Te lo giuro se vuoi. È probabile che laggiù muoiono 5 persone. E 4 sarebbero bambini. Giuramelo. Lo giuro. Su Dio. Su Dio. Finirebbe tirate le somme per avere problemi peggiori. Magari non a medio termine. Sei uno stronzo. A medio e lungo termine. Te l'avevo detto che era tutto un sogno. E comunque apprezzo molto quello che hai fatto. Non perdiamo le speranze. Non ho intenzione di mollare. Quanti giorni mancano? È mercoledì prossimo, 6 giorni.
Ti dare carte. Questi dare qua. Vabbè, dai, vieni, dai. Doppio 9. No, che pensato che non avete neanche la donna. Ma ve ne porto tre per voi, eh? Sì, ma non è possibile. Dai le carte, parole, dai le carte, va. Ma sempre. Voilà. Sono 5.000. Dai, prendili, su, questa è una serata eccezionale per me, ne ho appena vinti 30.000, dai. E poi io non sono mai stato utile a nessuno nella mia vita. Sono 5.000 euro. Vabbè, cosa vuoi che siano? Per me sono solo un piatto, sai. Invece per il tuo amico è la sua casa, no? Stai facendo una cosa fantastica. Cioè, adesso non farmi commuovere, dai, diciamo che mi hai dato questa occasione. È una buona azione, eh? Una nuova esperienza. Sì, però adesso mi metto dei coglioni, mi stanno aspettando. Ciao, ciao. Ciao. Alessandro, sei lì? Sì. Sono Diomede. Aspetta, mi scendo subito. Dammi i soldi. Avevo un full, ho preso tutto. Dai, ridammi. Ciao. Sono uno stronzo. Lo sanno tutti. Quel mercoledì ero là. Se non ci fossi stato mi sarei sentito vile e traditore. Come chi porta il cane a sopprimere, lo affida al veterinario e se ne va subito. Sì? Mi chiamo Dora e lui è mio fratello Nando, Aliberti. Aliberti, il medico chirurgo? Sì. Ah, prego, entrate. Così voi siete i figli... Papà ci ha adottato 6 anni fa. Signor Forte, qui ci sono 2.200 euro. Sono nostri, del libretto del risparmio. Vorremmo che lei li desse al suo amico per la casa. Come sapevate di questa storia? Ne sentivamo tanto parlare. Tutti parlavano, ridevano. Così abbiamo deciso di aiutare il suo amico, visto che potevamo farlo. Visto che potevate. Ragazzi, avete fatto un gesto bellissimo, davvero. E io vi ringrazio di cuore. Ormai la storia è conclusa. Il signor Bruni ha dovuto lasciare la casa. Io ho provato a chiedere aiuto a tantissima gente, ma nessuno ha voluto aiutarmi. Voi siete stati gli unici. Rimetteteli sul vostro conto. Non saranno serviti al mio amico, ma sono serviti. E come? Il giorno dopo ebbi un'idea certamente buona che avrebbe avuto ogni persona di normale intelligenza, anche se non convocata da Gesù. Noleggiai un fuoristrada e feci in pochi minuti il solito doloroso percorso che avevo fatto a piedi più volte. Arrivai sul posto e fermai. Pensai di lasciare il fuoristrada e raggiungere l'anfratto. Invece no. Avevo suonato il clacson e aspettavo che Gesù salisse in macchina. Mi resi conto di quello che stavo facendo. C'era certamente una casistica riferita all'uomo semilaico e semireligioso che parlava con Dio. A casa avrei contattato uno psichiatra per la prima volta in vita mia. Sì, ero matto. Almeno lo sapevo. Pensavo che non venissi. Anzi, che non esistesse. Se non hai obiezioni dovresti allacciare la cintura. E vuoi un po'? Dio, che testimonial. Come hai detto? No, niente di importante.
Vedo che ti sei cambiato. Che eleganza. Dove vuoi portarmi? Non lo so. Dimmelo tu. Andiamo verso il mare, poi vediamo. Che il Signore sia con te. Ci ci raccapezzi, eh? Stiamo attraversando le regioni del mio lavoro. I raggruppamenti di pellegrini camminavano per giorni. Noi invece ci passiamo in pochi minuti. Era proprio qui che venivo. Sedevo, parlavo alla gente intorno a me. Ero a mio agio con loro. Era bello. Mi sembra di vederti, sai. Eri un maestro informale, all'avanguardia. Insegnavi visivamente. Parlavi semplice da essere capito dai bambini e al suo tempo complicato da essere travisato dai colti. Bravo. Te lo sei meritato il successo. Prendi quella strada. Andiamo sul Giordano. Questo è il Giordano. Avevano piantato chiodi da mezzo chilo nelle ossa. Una volta, per una piccola vite nel polso, avevo penato 2 mesi con antidolorifici e fisioterapie. Eppure lui era tornato. Era lì, davanti a me e per me. Lo guardai, triste e immerso in quel suo vecchio ricordo sporco e deformato. Gesù nel Giordano. Oh.
In quel tempo c'era molta gente che parlava. Parlavamo noi profeti, parlavano i sacerdoti, i mercanti. Parlavano poco i romani. Facevano la propaganda della forza e del silenzio. Erano davvero specialisti di comunicazione. Ginevra Santi. La situazione è delicata. Insomma, Ginevra sta devolvendo. Non si limita più a leggere le mani, a canticchiare, a ballicchiare, a dare consigli amorosi, eccetera. Adesso ha cominciato a parlare di cultura, libri, società, di politica. Dovresti accudirla, starle dietro. Falle da suggeritore. Pigmalione? No, 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 è bravissima a gestire la sua immagine, non credere. Solo che... È che è ignorante. Il guaio è che non lo sa. E questa è la cosa peggiore. Nessuna autocritica. Poi in trasmissione usa gli stessi concetti per parrucchieri, divi del cinema, politici, scrittori, il Papa. Vedi, Alessandro, che non ho sbagliato? Sei l'uomo per questo incarico. Alessandro Forte. Ginevra, vieni, siedi qui vicino a me. Scorpione? Ariete. Scapolo. Sposato. Karma. Destino. Vorresti collaborare con Ginevra? Ginevra? Oh sì, certo. Sento un po' di diffidenza. Forse è solo un po' di imbarazzo, del resto lei è... Tu? Ah, tu. Sei un personaggio molto importante. Vedi, Alessandro, Ginevra dà molto di se stessa. Il suo pubblico lo sente. Le piace aiutare la gente, risolvere i suoi problemi, guidarla. I libri e giornali da leggere, le scuole da preferire, come votare. Ginevra ha una precisa responsabilità nei confronti di tutti gli italiani. 2-1, qui con me c'è Wisława Lawęska, poetessa polacca, premio Nobel per la letteratura. Mi hanno detto che parli un ottimo italiano? Italia è la seconda casa per tutte le artiste del mondo. Ti piace la cucina italiana? Molto. Che tipo di lingerie metti? Non ci dedico molto. E sai, Wisława, che anche Ginevra scrive poesie? Bene. Io infatti vorrei sentire una tua opinione su una poesia che Ginevra ha scritto molti anni fa, quando cominciava a conoscere se stessa e a sbocciare alla vita. Bene. Sbocciavo alla vita solitaria nel vento ed ecco lo sguardo di lui che non mente, ma lui appartiene a lei. Ma è chiaro il segnale. Tutto deve restare uguale e l'anima resta pura e io sola col mio destino e un po' di paura. Ma non si può proprio fare niente per Israele e la Palestina? Ci provano da molto tempo. Pensavo a quei matrimoni infelici dove litigano sempre. Poi all'improvviso arriva una voce esterna, obiettiva, e come per miracolo fanno pace. Di voci esterne ce ne sono state parecchie, anche obiettive, qualificate. Prendi il presidente degli Stati Uniti, per esempio. Sì, ma sempre uno del giro. No, io pensavo a un estraneo vero. Parlavi di te?
Ginevra sa farsi ascoltare. Litigano da 30 o 40 secoli e non è solo un fatto politico. Dovresti... Eh sì, dovresti far mettere d'accordo Gesù e Maometto. Mettere d'accordo Gesù e Maometto sarebbe carinissimo. Ginevra, promettimi che non interverrai su questo argomento. Promettimelo. Te lo prometto. Oggi mi rivolgo ai potenti di Palestina e Israele e ai vescovi ebrei e arabi. Il mondo vi guarda da secoli e soffre per voi e per le alture occupate del Santo Sepolcro. Mettetevi d'accordo. Ginevra è sicura che se si fossero incontrati personalmente Gesù e Maometto, che erano brave persone e non erano superbi, avrebbero trovato un compromesso. Ginevra sa parlare alla gente ed è a vostra disposizione, pronta ad incontrarvi qui come un arbitro super partis, spirituale e umile, al vostro servizio. Oggi avrò come ospite uno dei capi dei gay italiani, il professore. Ha una protesta da fare. Viene nella mia trasmissione perché naturalmente la protesta avrà molta... Gran cassa? Sì, gran cassa. E tu che cosa ne pensi dei gay, Alessandro? Niente. Come sarebbe? I gay ci sono e basta, come ci sono gli altri. Non mi interessa la categoria, semmai l'individuo. Ah, non ho niente contro i gay, se è questo che vuoi sapere. Peraltro non ho niente a favore. Come non ho niente contro a favore degli etero, come preconcetto. Comunque, l'importante è quello che ne pensi tu. Dirò come te, che non ho niente contro, peraltro non ho niente a favore. Non farlo, Ginevra. Queste sono cose che si dicono in privato, non in televisione. E perché? Perché c'è una misura diversa. Ci sono le chiacchiere come le nostre e poi ci sono le espressioni pubbliche che devono essere, come si dice, politicamente corrette. Ma tu questo dovresti saperlo, no? La differenza tra me e gli altri è che Ginevra è sempre la stessa. Ha quattro occhi, come davanti a milioni di occhi. Eh no, scusa, ma così non può funzionare. Se tu dici che un gay è una persona normale, invece di negarlo il problema lo poni, ottieni l'effetto opposto. E allora che cosa devo fare? Innanzitutto non pronunciare mai la parola gay, a meno che non sia indispensabile. Lascia che sia lui a dirla. Comportati... Sì, ecco, comportati come se fossi di fronte a un amico. Ginevra? Sì? Ma lo sai che hai ragione? Su cosa? È vero, tu devi essere sempre te stessa, a quattro occhi, come in televisione. Perché tu sei Ginevra, hai regole tue, puoi permetterti ciò che gli altri non possono. Sì. E questo è l'argomento giusto per imporsi in questo senso. Yeah. Sarebbe? Sarebbe. Parliamoci chiaro, Ginevra. I gay, alla gente normale, stanno sui coglioni. Sì, è vero. Ma non puoi dirlo. Non in pubblico. Saresti intollerante, scorretta. La regola è questa. Ma non è la regola di Ginevra. Lei ha altre regole. Può permettersi di dire tutte le verità. Sì. Sì, può permetterselo. E allora fallo. Di quello che pensi. Che poi è quello che pensa la gente per bene. Sì. Ti preparo il testo. Le dico, professore, che Ginevra fa distinzione fra i gay. Ci sono quelli intelligenti e sensibili, come lei. Ma ci sono anche gli altri. I travestiti, che sono aggressivi e fanno del proselitismo. Gli invertiti, che danno uno spettacolo schifoso. Le chicche, che sculicano più delle donne. E poi i froci, che tampinano i ragazzini. Andrebbero messi in galera. Questo è il pensiero di Ginevra e il pensiero di tanta maggioranza silenziosa. Alla fine, Alessandro, mi hai reso un bel servigio. Non c'era più niente di buono per me. La televisione sarebbe diventata la mia prigione. Non c'era più destino.
possibilità di evolvermi. Il lato buono è che ora avrò finalmente tempo per le riflessioni. Potrò esprimermi al meglio. Ho già pensato a due libri. Una biografia di Ginevra e una raccolta di poesie. Non farlo, Ginevra. No? E perché? Perché non sei uno scrittore e non sei un poeta. Ma io sono Ginevra. Sono sensibile. Sento. Non farlo. Sei una della televisione, non inquinare il resto. Inquinare? Ma che dici? Inquinare, avvelenare, appestare. Quell'intelligenza, quei sentimenti. Tu non sai nemmeno cosa siano. Lasciali alle persone capaci, a chi sa come fare le cose. Le differenze esistono, Ginevra. Ma tu chi sei? Che cazzo sei per dirmi queste cose? Io parlo a 10 milioni di persone, te non ti caga nessuno. Sì, certo, hai audience, è molta. Ma la quantità non è la qualità. Quasi tutte le persone di qualità, magari dei geni, l'audience non ce l'hanno, non lo vogliono. Hai invitato una grande anima, una poetessa, e hai letto le tue poesie. Le hai chiesto della sua camicia da notte, ignorando che Vislava è di Cracovia ed era là nel 39, nel ghetto. 1939, ghetto, Cracovia. Non ti dice niente questo? Ma tu lo sai cos'è successo? Che significa? Non lo so. Stronzo. Ma so che prima che venisse nella mia trasmissione quella, quel premio Nobel, la conoscevano 10 persone. Dopo 10 milioni. Ma quelle 10 persone erano le migliori. L'audience. L'audience è un disastro. Non scrivere libri. Te li pubblicherebbero. Ah, voglio che tu sappia che i potenti di Palestina e Israele non ti guardavano in televisione. Sì, ne certa. Ma cosa credi, che io sia così ignorante? So benissimo che non mi guardavano. Avevano i ripetitori distrutti. Buongiorno a te. Ricordi quando ci siamo incontrati qualche giorno fa? Ah, certo che me lo ricordo. Andavo in quella direzione, verso Emmaus. Camminavo in cerca di qualcosa. L'hai trovata? Ho incontrato Gesù. Era arrabbiato? No, non molto. Ma era lui o era un sogno? È proprio questo il punto, non lo so. Non mi sembri molto colpito. Ricordi quello che ti dissi? Che ognuno può credere quello che vuole. Se lo crede davvero, ne trova conferma. Ma com'è successo? Ti sei fiancato un tipo strano mentre camminavi? Sì. E si è rivolto a te con molta naturalezza? Sì, proprio così. Lo sai chi è Cleopa? Era un discepolo di Gesù, un discepolo, bada, non un apostolo. Stava camminando sulla strada di Emmaus con un suo amico, che non viene nominato dalle scritture. Gesù era morto da 3 giorni. A un certo punto si affianca un tale e comincia a far loro delle domande. Te la ricordi questa storia? No, no, non me lo ricordo. Pensaci bene. Non me lo ricordo, t'ho detto. Non è possibile. Sei un uomo colto, non puoi avere una lacuna del genere. Vieni con me.
ancora niente? No, no. Prova a sforzarti. Comincia a succedere qualcosa, eh? Forse. Coraggio, rimetti insieme i pezzi. È come una canzone che hai rimosso. Ricostruisci la prima parte e vedrai che pian piano riuscirai a ricomporla tutta. Il tale che gli affianca è Gesù, che non si fa riconoscere. E come possono non riconoscerlo? Forse perché è sera. Il sole tramonta proprio verso occidente. Emmaus è in quella direzione. Forse si nasconde parzialmente il viso, o forse essendo uno che fa miracoli per lui, è un giochino risibile a non farsi riconoscere. Inoltre, per i due, Gesù è morto. Arrivano ad Emmaus e invitano quell'uomo a cena. Mangiando, Gesù fa qualche gesto particolare. Insomma, lo riconoscono. Già, lo riconoscono. E che fanno? Diventano matti di gioia. Si rendono conto dell'enormità dell'avvenimento. Neanche il tempo di abbracciarsi che Gesù è già scomparso. Tornano di corsa a Gerusalemme a dire ai loro compagni che il figlio di Dio è risorto. Vedi, la conoscevi perfettamente questa storia. Com'è possibile? Qui avvengono cose strane. È un posto magico. Questa non è aria normale. Tutto gira qui, tutto rimane. Non ci passi indenne. Ma guarda che non è un miracolo. Puoi intenderlo come un fatto fisico, se vuoi. La storia di Emmaus te l'hanno raccontata da bambino. Ed è rimasta lì, fino al momento di sollecitarla. Voglio rifare quella strada. Certo, perché no? Vieni con me. Non posso. Sto aspettando una persona. Addio, Angelo. Addio. Aspetta. Voglio darti un'ultima indicazione. Mi farà risparmiare un sacco di tempo. Questa città fu distrutta una ventina di volte. Ma solo una volta, come aveva previsto il tuo amico, non rimase pietra su pietra. Esattamente 70 anni dopo Cristo. Solo un pavimento rimase intatto. E c'è ancora. Ed è l'unico segno, l'unica pietra davvero toccata da Gesù. E non è un sogno. Potresti partire da quel pavimento. Dimmi dov'è. Nell'antico consolato romano. Adesso si chiama il convento delle Ceom. Ci andrai? Certo che ci andrò. Thank you.
Ecco te. Come stai? Dove sei stato? Avevo da fare. Sì. Sei tu. Continui ad esistere. Dubiti ancora di me? Dubito? Alla grande. Non dovresti. Ti ho dato prove forti. Mi sono svegliato in macchina sul Giordano. Ho cercato di immaginare dove potevi essere. Ma non è facile entrare nella tua testa. Sei nervoso. Nervoso? E perché dovrei? Ho incontrato mia madre morta. Sono in analisi con Gesù postmoderno. Tutte cose che possono essere solo sognate. Che motivo avrei di essere nervoso? Io voglio sapere adesso se tu esisti. E perché sono qui. Voglio che mi dimostri che non è suggestione. E che non sono matto. E voglio che duri. Sì, voglio che duri. Perché quando scomparirai di nuovo, io continuerò a domandarmi se ti ho incontrato davvero. Non ti ho mai visto così aggressivo e ostile. Abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo parlato delle mie esperienze. Di me. Io mi sono esposto, non tu. Voglio che ti tranquillizzi. E recuperi la tua disponibilità. Guardati intorno. Perché un posto così importante viene ignorato dai turisti? Perché non entra nessuno? Vuoi che usciamo da qui? Non hai neppure le ferite dei chiodi. E metti a posto quei piedi. Perché? Perché non erano così nei quadri. Nessuno mi ha mai fatto il ritratto. Eh sì. Va bene, dai. Usciamo da qui. Sei morto. Poi sei risorto. Se non ricordo male, hai cominciato a girovagare qua e là. Andavi a trovare gli amici, apparivi, scomparivi. Poi c'è stata l'ascensione. Ti dispiaceva andartene da qui? Sì. Aspetta, non ho finito. E là, dove sei stato per tanto tempo, tutto questo non ti mancava? Sì, mi mancava. Mi parlava di una certa idea, dottor Forte. Sì, sì, è soltanto uno spunto. Il fatto è che sono quasi tutte strade già percorse. Il cuore d'erbe evoca ecologia. Sono piste degradate. Sì, credo di sì. E invece stavo pensando alla moda dell'arte. I musei sono gremiti, bisogna prenotarsi quasi come al ristorante. Mi sembra un buono spunto. Le chiedo scusa, ma devo dare la medicina a mia moglie. Nulla di grave, spero. Purtroppo non è così. Mia moglie è paralizzata da 4 anni. Mi dispiace davvero. Le cose accadono. Ma Marta non si è arresa. Ha affrontato questa sua sfortuna con una forza sovrumana. Riesce ad essere serena. A volte riesce persino a sorridere. Non si fidi di questa apparenza dignitosa. Posso sapere che cosa le è successo? Una malattia delle ossa, non rapida purtroppo. Mi dispiace, non voglio sembrarle frustrata o disperata. Ho detto una cosa terribile. No, guardi, la parola disperata non le si addice affatto. Ah no? E cosa mi si addice allora? Affascinante. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Grazie. Ingegnere, la firma. Grazie, Daniela. Prego. Beh, mi pare che siamo molto avanti, no? No, non molto, è giusto direi. Mia moglie mi ha detto di darle questo.
Un biglietto? Marta ha un suo stile. A volte può sembrare vagamente formale. E c'è anche una clausola. Da non leggersi in mia presenza. Buongiorno, Alessandro. Spero di non essere stata inopportuna. L'ho invitata qui perché volevo parlarle. Prego. Tanto, anche se mio marito non c'è, lei sa bene che non sono nelle condizioni di sedurla. Questo è un peccato. Non so perché, ma sento di avere molta fiducia in lei. Mi fa piacere. E anche mio marito lo sa. Dice che lei, oltre ad essere un ottimo professionista, è anche un uomo di grande umanità. Ciò che sto per dirle è molto, molto delicato. Lei, Alessandro, conosce la mia condizione. Ormai sono un relitto. Mi sono inibite tutte le funzioni. O quasi. Mio marito invece è un uomo ancora giovane, sano, ma vive al mio fianco come se fosse una donna normale. Ci pensi? Niente ristoranti, cinema, inviti a casa di amici, passeggiate per fare spese. Per me è tutto finito e questo è inevitabile, ma lo è anche per Cesare e non può essere. E poi c'è un ultimo aspetto che riguarda il sesso. Mio marito mi è fedele. Inutilmente, mi capisce? Certo. Lei ha conosciuto Daniela, l'assistente di Cesare. È segretamente innamorata di mio marito. Segretamente significa che non riesce a confessarlo nemmeno a se stessa. Ma anche Cesare soffre. È attratto da lei. Le vuole bene. Ma anche lui senza rendersene conto, probabilmente. Continua a seguirmi, Alessandro. Forse. Non è facile per me dirle queste cose. E neanche pensarle. Per me esisteva soprattutto Marta Piano. Ma poi le cose accadono. E bisogna affrontarle. Vorrei che lei gli parlasse. E come mi comporto? Lo invito a cena e gli faccio la predica? Trovi le parole giuste per liberarlo. Lei ne è capace. Io, Alessandro, non sono abituato ad argomenti tanto diretti. Ti confesso che mi mettono a disagio. Ma ho il polso della situazione, te lo assicuro. Solo che non posso comportarmi diversamente. Proprio non posso. Scusami. Chi potrebbe rimproverarti se dovesse accadere qualcosa tra te e Damiana? Anzi, io credo che a questo punto sarebbe la cosa migliore. E ti dirò di più. Anche se tua moglie dovesse intuire una cosa del genere, io non credo che ne soffrirebbe. Non è un fatto di sentimenti, anche di convinzioni. Alessandro, lo diresti che io sono un cinefilo? Grazie. No. Direi di no. Non ne riscontri le caratteristiche? Ma no, è che non mi sembra il tipo che si fa attrarre dalla finzione. Temo che mio marito stia per mostrarle certe logore locandine degli anni 30. Se non vi dispiace, io ne approfitto per ritirarmi. Sono un po' stanca. Ti accompagno. Grazie. Ti chiedo scusa, Alessandro, ma la fine della giornata è il momento più delicato per mia moglie. È stata importante quella nostra passeggiata. Le parole che mi hai detto, l'opinione di un uomo della tua sensibilità, naturalmente mi hanno fatto pensare. E così ho cercato di prefigurarmi una situazione. Accettando il fatto che Daniela sia, diciamo così, favorevole, che faccio? La porto in un motel? E poi lunedì io mi ritrovo con Daniela, seduti l'uno di fronte all'altro in ufficio come se nulla fosse. Con l'unica speranza latente che possiamo avere che mia moglie prima o poi tolga il disturbo. Senza contare che Marta al primo sguardo capirebbe tutto, ma proprio tutto. E cosa peggiore, magari lo accetterebbe. Milioni di mariti fanno così. E come hai detto tu, chi avrebbe nulla da ridire, date le circostanze?
Non fa per me, Alessandro. Preferisco rinunciare. Anche se qualcosa mi costa, certamente. Marta e io ci siamo sposati 20 anni fa. Poi lei si è ammalata. Io sono il marito. È la nostra vita. Non me la sento di stralciarne una parte per rendermela più comoda. Tutto questo ti fa onore, Cesare. Ma non ne dubitavo. Non dopo stasera. Resti fedele ai tuoi sentimenti e alla tua religione. Religione? Ricordo le parole che mi hai detto, che non era solo un fatto di sentimenti, ma religione. La parola era convinzione, non religione. E cosa cambia? Tutto. O forse niente. Comunque io sono ateo. Ma davvero? Davvero. A Cesare Piano manca pochissimo. Salvo non credermi, è un uomo di profonda religione. Col linguaggio di un tempo avrei detto che quell'uomo raccoglie tesori per il cielo. Ha agito senza pensare a una ricompensa. E radisci Cesare Piano? Ateo, reo confesso. È passato tanto tempo. Sono tornato per capire, per aggiornarmi magari. Considerami anche una specie di mediatore in avanscoperta. Gesù, stai dicendo delle cose enormi. Scuserai la mia immodestia, ma le ho sempre dette. Ieri, quando sono stato male, ho sognato delle cose strane. Molto reali, ma spaventose. Nel senso che ho sentito proprio il tuo braccio accompagnarmi in un altro mondo. Sai quando hai la sensazione che sia molto più che un sogno? Ero già dall'altra parte, vero? Ero morto. Dimmi qualcosa. 6 parole. Ti ho aiutato. A modo mio. Il greco non raccontava male la storia della Sacra Sibila. Hai permesso a un delinquente di rappresentarti. Un ladrone. Era un problema di comunicazione. Di vendita, se vogliamo. Valeva il risultato. Ma com'è possibile che una truffa del genere abbia potuto reggere fino a noi? Prova a fare qualche ipotesi. Anzi, fanne una sola. Tu sei il più grande comunicatore della storia. Cinico quanto basta. Ma non sei aggressivo. Scusa, non ci hai mai pensato all'aggressività? Per difenderti, per difenderci. Adesso ce n'è bisogno. E dai, inventa qualcosa. Quando ero qui, l'altra volta, c'erano gli zeloti. Era gente aggressiva, terroristi. Volevano abbattere i romani in quel modo. Mi contattarono. Non aderì, avevo un'altra politica. Pochi secoli dopo, Roma era cristiana. Bene. Credo che sia arrivato il momento di salutarci. Dovrai portare 3 messaggi. Il primo è per la tua amica Irene Castelli. Ha perso la figlia qualche anno fa. È come se fosse morta anche lei, non si è più ripresa. Dille da parte mia che il posto giusto era la fonte del Monte Ragola. E il secondo? È per Cesare Piano. A lui potrò fare il tuo nome? No, lo farà lui. E il terzo? Una semplice consegna.
Prima di salutarci c'è una piccola pratica che vorrei sbrigare. Anzi, due. Spezzalo per me. L'ho già fatto. Lo sai che ho divorziato? Lo so. E che mi dici? Ti ho detto che lo so. Arrivederci, Alessandro. Significa che ci rivedremo? Non qui. Ci rivedremo da un'altra parte. E tu sai quando? Vorresti saperlo? No. Però dimmi che cosa mi accadrà. Sarai un discepolo di stile diverso. Un portatore sano. Dai troppa importanza a un semplice pubblicitario. Ma perché non ti sei presentato al mondo? Come un dio. Come un dio? Mi collegavo in Mondovisione. 4 miliardi di telespettatori, come per un cantante o un presidente. Oppure apparivo nel cielo sopra un concerto rock. O su internet. Perché no? Su internet. Io non sono virtuale. Sono qui. In carne e ossa. E adesso che cosa succederà quando tornerò in albergo? Dimenticherò tutto, come quando ci si sveglia dai sogni. No, affatto. Potrai raccontare ciò che ti è successo. E mi crederanno? Alcuni sì. Altri no. Come sempre. C'è una mia amica in Italia, sta molto male. Anzi, sta morendo. Fa qualcosa per lei. Sara, non posso. Proprio non posso. È una malattia. È vostra. Ti prego. Mi preghi? Vorrei salutarti stringendoti la mano. Non ci siamo mai toccati. Scusami, Gesù. Ma la fine del mondo, il sangue di San Gennaro, le stigmate, le madonne che piangono, tutti mi chiederanno. Che cosa dico? Di che non me l'hai chiesto. Da quel saluto non ricordo più niente. Era caduta l'adrenalina ed ero caduto anch'io, come un atleta. Le forze estreme lo reggono fino al traguardo, poi crolla. Non ricordo la strada, non ricordo chi mi aiutò. Quando cerco di ricostruire, di richiamare la memoria, seppur alterata o stravolta, evoco solo nebbia e abbandoni. Niente di visionario, colorato o fuori fuoco. Niente effetti speciali. Insomma, il niente. Una parte di sonno. È una parte di morte. Bentornato. Francesca. Cos'è successo? Non ne so molto. Ha fatto tutto un'anziana signora, consolato i documenti. Eri ai piedi del Getsemani. Svenuto. Essere Gesù. E a tutt'oggi io non so se quell'uomo era reale o se era un amico.
mia fantasia. Certo che a quanto mi dice ha fatto delle cose veramente straordinarie. E poi se non altro è un riscontro importante. Ti ha fatto recuperare la famiglia. Forse il tuo amico non è solo un chiacchierone. La mattina dopo volevo riprendermi la città. Volevo verificare la mia condizione di reduce. Se quanto era accaduto durante il viaggio nella vita normale lasciava tutto allo status quo, oppure se uno che era stato prescelto in qualche modo purificato, tornando, doveva affrontare altre responsabilità e forse modificare il proprio destino e quello di altri. Gerusalemme, Emmaus, è veramente incredibile quello che mi hai raccontato. Lo sai che non ti riconosco? Ricordo il tuo atteggiamento ogni volta che uscivano questi argomenti, ai quali io ho sempre prestato molta attenzione. Eri negativo, provocatorio. Sì, sì, è vero. Comunque questo ha poca importanza in relazione alla mia visita. Perché? Cos'hai da dirmi? Premesso che l'origine ognuno può intenderla come vuole, vale invece il messaggio che mi è stato consegnato per te. Ed è esattamente questo. Il posto giusto era la fonte del Monte Ragola. Irene. Irene. Da dove vengono quelle parole? Te l'ho detto, è un po' un mistero. O forse no. Te lo svelo io il mistero. Lo scorso settembre un gruppo di amici, per distrarmi, mi ha portata nella valle dell'Aveto, fra Emilia e Liguria, a cercare funghi. Quello che abbiamo attraversato è il Prato Buro. Là in cima c'è il Monte Ragolo, è alto quasi 1800 metri. Sonia, stai bene? Sì, mamma, sto bene. Tornando a valle, mi dicevo che sì, potevo avere anche incontrato mia figlia, ma che poteva non essere. E allora pregai di avere un segnale di quell'incontro, un segnale inequivocabile che mi venisse recapitato entro un anno. Era il 18 settembre. Oggi. Irene. Io spero che tutto questo ti possa servire. Ma sì. Per un'evoluzione. Un'evoluzione? Riprendi tutto. Rimettiti a fare le cose. Non me lo dici che sono ancora giovane? Ti dico di più. Sei bella. E sei uno spreco. Grazie, Alessandro. Oggi mi hai dato la notizia più bella della mia vita. Alla fine sei di nuovo qui, in casa nostra, e in ottima salute. Ma secondo te si è trattato di una tua visione o di un miracolo? Non lo so, io credo che ciascuno debba dargli l'interpretazione che meglio crede. Voglio dirti un'ultima cosa, Alessandro. Io ho preso molto sul serio il tuo racconto. E credo che mi tornerai in mente per molto tempo. Sono sicura che si rivelerà giorno dopo giorno con sentimenti e conoscenze nuove e sempre più evolute. Grazie, Marta. Grazie a te, Alessandro.
Mia moglie si è espressa benissimo. Tutto quello che ha detto vale anche per me. Ma per te mi è stato dato un messaggio particolare. Un messaggio? Sì. Mi è stato detto che troverai qualcosa che ti interessa tra le pagine 98 e 99 di Moby Dick. Moby Dick è il primo libro che mi regalò mio padre. Posso controllare subito. Aspettami. Cesare, va tutto bene? Ti chiedo scusa, Alessandro, ma è troppo personale. C'è qualcuno che devo ringraziare. Dico subito che ha funzionato. Davvero? Sì, anche se c'è stato un momento difficile. Per un attimo ho creduto che mia nonna non sarebbe tornata. La famosa alternativa? Sì, il sacrificio per noi nipoti. Elvira, io non so come ringraziarla. Le devo la vita. Oh, fesserie. Non potevo mica lasciarti in un ospedale di Gerusalemme. Adesso stai meglio, vero? Ho qualcosa per lei. No, non dovevi disturbarti. Ma il mio sacchetto? L'offerta non valeva. Come l'hai avuto? Cose che succedono laggiù. Allora, mi sono comportato bene. Fatti vivo. Il momento è buono. Anche la location. Sei qui. Io non ti chiedo di palesarti come là a casa tua. Mandami un segno. Un segno qualunque. Ci sei. Ci sei. Ci sei. Niente. 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 Papà. Mm. C'è qualcuno? Ma no, tesoro, no. Vieni, dormi. C'è qualcuno nella stanza? Shh! È un Ewok! Ma no, è un randagio. Sarà entrato dal giardino. Ewok, sei tornato! Ma no, Chiara, lo sai, non può essere lui. Ewok è andato in cielo. Sì, è andato in cielo, ma è tornato.
Caro Alessandro, quando mi leggerai naturalmente ti avranno informato. All'ultimo momento ti ho fatto cercare. Mi hanno detto che eri partito. Dunque non ti vedrò più, per ora. Voglio dirti quanto tu sia stata importante in questa mia ultima fase. Le parole che mi hai detto quel pomeriggio, le sensazioni di questi ultimi giorni, così innovative, per una con le mie idee, hanno prodotto, ma sì, è inutile girare intorno alle parole, una specie di miracolo. So con assoluta certezza che fra poco starò bene, e non soltanto perché avranno fine dolori e malattie. Non vedo l'ora di ricominciare, di rivedere mia madre, il mio primo siamese, il CE. Quanto a te, mi raccomando, hai famiglia, punta su quella. Da parte mia ti aspetterò, senza impazienza. Dunque, Alessandro, per le grandi novità di questi miei ultimi giorni, devo qualcosa a me stessa, a te e a chissà chi altro. In attesa di chiarimenti e visto che l'interlocutore umano sei tu, comincio col ringraziare te. Mi hai aiutato, a modo tuo. Sara.